dei calci di rigore, possiamo dire però diciamo un buon Matera oggi qui a Castellammare. No, abbiamo fatto una buonissima partita, forse avremmo meritato anche qualcosa in più, perché complessivamente abbiamo fatto una buona gara, abbiamo preso due gol balordi, il primo soprattutto, il secondo poi è stato molto bravo Casetta, e poi il secondo tempo nostro, secondo tempo è stato un po' condizionato dall'uno in meno, quindi abbiamo perso un po' di intensità, ci siamo gioco forza dovuti un pochino abbassare in campo, perché quando sei in inferiorità numerica è la prima cosa che devi fare, però abbiamo gestito bene la gara creando anche qualche situazione in particolare, poi calcio di rigore, contesto apertamente, una scelta secondo me, lo dico, cervellotica, poco razionale, poco supplementare, onestamente, poco equilibrata, no? Dell'arbitro di far battere i calci di rigore nella curva in cui ci sono i tifosi della Vestabbia, non è una scelta equilibrata, cioè emotivamente decide l'arbitro, ma una curva è chiusa e una curva è aperta, a Lecce l'arbitro molto razionalmente ha fatto battere i calci di rigore nella curva deserta, non sotto la curva del Lecce, questo oggi ho fatto, ha visto qualche problema dalla curva? No, nessun problema, perché... lei sa... no, ma lei sa bene, ma lei sa bene che le condizioni emotive, visto che la curva era piena di tifosi della Vestabbia, sono diverse. Non c'è... è stato sorteggiato dall'arbitro questo? No, ha deciso lui, ha scelto bene, mi fa piacere, ma non è una scelta da 2 più 2 fa 4, è una scelta da 2 più 2 fa 5, perché si capisce in un modo evidente che non è una scelta in cui la razionalità prevale su ogni cosa, è una scelta un po' particolare, poco razionale, ecco. Al di là di questa decisione dell'arbitro, però entrambe le formazioni hanno utilizzato molto i rincalzi, perché sappiamo la Coppa Italia è importante, però serve anche capire chi può essere utile in campionato. Ecco, lei in quest'ottica ha visto qualcuno dei suoi uomini che potrà magari un domani essere più utilizzato? No, abbiamo fatto bene, sta crescendo Turchetta, che praticamente si allena con noi da un mese dopo varie problematiche. Abbiamo fatto bene, ottime risposte dai ragazzi, bene Coletti, Di Noia. Abbiamo fatto una buona gara, sotto il profilo della prestazione sono contento. Un po' di amarezza, non tanto per l'eliminazione, perché poi quando perde i calci di rigore, per quello che ho detto prima, non è una scelta razionale, su due curve, una è deserta, una è piena di tifosi, fare battere i calci di rigore dove ci sono i tifosi della Vestabbia, non ci sono condizioni di equilibrio tra le due cose, ed emotivamente ci ha messo in una condizione... magari non sarebbe cambiato, però non va fatto. A settembre il Matera era ancora in fase di costruzione, oggi invece somiglia più al Matera di Auteri, per gioco e soprattutto anche per estetica? Ma eravamo alla seconda di campionato, adesso noi cresceremo, qualche punto per strada lo abbiamo lasciato ultimamente, stiamo costruendo un progetto, è quello che vogliamo fare, e vogliamo giocarci le partite una alla volta, e chiaramente le partite si giocano per vincere, non per speculare. Stiamo facendo bene, abbiamo lasciato qualche punto per strada, legato soprattutto a qualche problematica da parte di qualche giocatore ultimamente, soprattutto nel reparto avanzato. 24 partite sono tante, quindi un'enormità di punti, cresceremo ancora, ne sono convinto.